Dal Vangelo secondo Luca. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Un caro saluto da Don Massimiliano Pendola, parroco di San Paolo in Pila e di Santa Margherita di Fossa Lupara, Sestri Levante. Il Vangelo di oggi fa seguito al Vangelo e alla festa di ieri della esaltazione della Santa Croce, quindi oggi viviamo la memoria della Vergine Maria addolorata, cioè la Vergine Maria legata al dolore di Cristo, partecipe del dolore del suo Figlio. Il Vangelo di oggi mi dice qualcosa su questo dolore. E anche qui due parole che possono aiutarci a guardare al Signore Gesù e guardare anche a Maria, il Signore Gesù attraverso gli occhi e il cuore di Maria. Due parole che possono essere una sintesi, ecco, del Vangelo di oggi. Stupore e ferita. Perché? Perché all'inizio c'è l'immagine nel Vangelo di Luca dello stupore del padre e la madre di Gesù per quello che si diceva di lui. Uno stupore che evidentemente sia in Giuseppe che in Maria diventa custodia, cioè uno stupore che diventa custodire le cose grandi che sentivano di lui. E questo ricorre spesso nel Vangelo di Luca. Maria da parte sua serbava queste cose meditandole nel suo cuore, quindi uno stupore che diventa custodia. Ma dall'altra parte il Vangelo continua con quella profezia misteriosa e fortissima di Simeone fatta alla Vergine Maria. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, perché questo bambino sarà un segno di contraddizione. Quindi da una parte c'è la dolcezza di un uomo come Simeone che tiene tra le braccia il bambino Gesù, scena e immagine di grandissima dolcezza, e lo stupore di Maria e di Giuseppe con questa custodia delle parole che ascoltavano. Ma dall'altra parte c'è una spada che trafiggerà l'anima, cioè l'annuncio di un dolore. Stupore e dolore e ferita. Stupore e ferita. In fondo questo è parte anche della nostra vita, e Maria questo lo sa, che la mia vita è fatta di stupore, di gioia, di custodire nel cuore le cose grandi che il Signore fa per me, ma la vita è fatta anche di ferite, è fatta anche di dolore, di qualcosa che ci accade e che facciamo fatica ad accogliere. Ma quando noi riusciremo ad accogliere anche la ferita più grande, anche quella spada che ci può trafiggere l'anima, come direbbe Simeone a Maria, quando custodiamo nel cuore, quando non ci lasciamo prendere dall'indifferenza, dalla superficialità, quando non lasciamo che le cose ci passino sopra, quando riusciamo a custodire ciò che ci accade, quando non siamo approssimativi. E Maria, sotto la croce, in qualche modo ci dice questo. Guarda la croce di Cristo, guardala. Non chiederti il perché è difficile comprendere il perché di quel dolore, ma custodiscilo. Portalo nel tuo cuore. Ci sarà un momento in cui quello stupore, quella ferita diventerà pace, potrà diventare anche senso profondo, anche quando magari in quel momento non lo si vede, il senso profondo di quella ferita e di quella spada che ci trafigge l'anima. Il Signore sa molto bene questo e sa molto bene che la mia vita è fatta di stupore e di ferita, e mi mette accanto una madre che gioisca con me, stupendosi con me delle cose grandi che il Signore fa per me, e una madre che sappia custodire anche le ferite più grandi della mia vita come le ha custodite lei come madre del suo Figlio. Per cui non scoraggiamoci mai, sappiamo che la nostra vita, ripeto, scorre attraverso queste due immagini, stupore e ferita.
E la Madonna è presente qui, proprio qui, esattamente in questo punto esatto del mio vivere, per essere una madre che in qualche modo con le sue braccia stringe la mia vita a sé per accompagnarla verso il proprio figlio. Questa è l'immagine bellissima del Vangelo di oggi. E anche qui vorrei custodire con voi una parola che possa accompagnarci in questa giornata, ed è la parola proprio iniziale del Vangelo di oggi. Si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Ecco, l'augurio più grande che potrei fare a me e a voi è quello di riuscire a stupirci delle cose che il Signore mi dice, cioè dell'incontro che ho con il Signore, di quello che ascolto, della parola che ascolto, dei sacramenti che celebro, dell'Eucaristia, di quello che riesco a ascoltare nella mia vita quotidiana, le parole che il Signore mi rivolge. Ecco, stupirmi, custodirle, perché siano forza per la mia vita, quando la mia vita sia che sia fatta di stupore e sia che sia fatta di ferita. Non smettiamo mai di custodire nel cuore le cose che il Signore mi rivela giorno per giorno nella mia vita. Un caro saluto.